Nel video di oggi vi farò vedere tutto ciò che faccio di volta in volta per prendermi cura dei miei Gekki Ciliatus nel mio allevamento di Gekki Ciliatus Sticky Morphs Elite Crested Gekkos. Qui a 12 giorni. Anzi, bentornati a questo nuovo video e benvenuti ad 11 Giga, il canale YouTube dedicato ai rettili. Nel video di oggi, ed è un video che mi avete chiesto in tanti, vi faccio vedere le varie attività o le varie cose che devo fare per tenere il mio allevamento Sticky Morphs Elite Crested Geckos funzionante. Ad ogni modo, una cosa importante, non tutti i giorni faccio quello che vedrete oggi. Infatti questa è la pulizia totale e la cura totale dell'allevamento, qualcosa che faccio solo una volta alla settimana, tutte le settimane. E invece a giorni alterni o quando c'è più bisogno vado a pulire, sistemare, eccetera, eccetera, in modo più rapido e veloce. Ok, senza perdere altro tempo, cominciamo. Ed eccoci qua, benvenuti in Sticky Morphs Elite Crested Geckos. Questa è la prima fase di sviluppo del mio allevamento, in cui abbiamo 4 terrari su questa parte qui, terrari per singoli riproduttori, 2 terrari qui, un terrario vuoto e lo spazio per un altro terrario che sarà esattamente come questo. In maniera provvisoria invece nell'ultimo scaffale abbiamo 3 terrari che sono quelli che io chiamo terrari intermedi. Questi terrari mi servono nel momento in cui arrivano dei nuovi semiadulti oppure dei nuovi gechi oppure dei gechi che iniziano a non rispondere molto bene ad uno spazio più grande, piuttosto che gechi che magari ho schiuso io e che voglio tenere e che nel momento in cui crescono vanno all'interno di appunto questi terrari di transizione. Ovviamente però stiamo parlando di animali e gli animali sporcano, incasinano e fanno tutto ciò che un animale farebbe, il che ci porta inevitabilmente ogni 3x2 ad andare a dover risistemare, riandare a dare una sistemata ai terrari. Ci tengo anche a fare una precisazione: il terrario quello lì che è vuoto non perché io stia aspettando chissà che cosa, ma perché l'altro giorno mentre pulivo le ante le ho sfasciate, sono cadute per terra e si sono disintegrate. Quindi ora sto aspettando le nuove ante. Bravo! Complimenti. Quella che vedete qui è la prima fase di espansione di Sticky Morphs. Quindi per l'anno 2020 sono partito in questo modo. Nella parte alta troviamo i baby che sono schiusi qui e che possono essere poi venduti oppure possono essere tenuti per verificare come le varie linee rispondono nel tempo. In questa prima parte, in questo primo scaffale, abbiamo in questo caso 2 terrari per adulti che sono occupati, più lo spazio per altri 2 che verranno occupati più avanti nella prossima espansione. In questa parte qui sotto invece abbiamo 4 terrari per adulti che sono già occupati e che sono già tutti operativi. Nella parte invece più alta, che è quella vuota in questo momento, andranno i terrari di transizione, cioè i terrari che in questo momento sono nell'ultimo scaffale. In quella parte alta, proprio nell'ultimo ripiano, ci staranno 5 terrari di transizione. Per quanto invece riguarda questa parte qui, è studiata per accogliere più avanti quelli che io chiamo i terrari familiari. Nel senso che non ci saranno delle famiglie, non ci saranno maschi e femmine, ma saranno terrari, nello specifico 2 terrari di dimensione 60x50x50, quindi 2 terrari molto molto grandi che ospiteranno solo femmine. Infatti la maggior parte delle femmine staranno insieme e verranno poi scambiate a seconda di come gli accoppiamenti verranno fatti e verranno abbinate con i vari maschi. Tutti quelli che vedete qui sono terrari Creas che arrivano tramite Italian Cresties, che è partner di 11 Giga. La cosa comoda è che le ante possono essere facilmente tolte e rimosse. Ovviamente, come succede praticamente sempre, i Ciliatus molto spesso vanno a fare la pipì e la cacca proprio sui vetri e questo vuol dire che ogni 3x2 si vanno a sporcare. Per farvi capire, questo è uno dei maschietti che incasina di più e questa è la situazione che ogni 3x2 si va a formare.
Quello che vado a fare quindi è andare a pulire i miei terrari. Lo faccio smontando ogni anta e lo faccio semplicemente con della carta bagnata con acqua calda. Non vado ad usare nessun tipo di solvente perché, essendo superfici a contatto con gli animali, voglio evitare ovviamente che ci siano qualsiasi tipo di problema. Ed in più all'interno ci sono comunque piante e quindi non voglio, e sarebbe troppo difficile, andare poi a rimuovere in maniera sicura e totale qualsiasi tipo di solvente io possa usare. Già che ci siamo, parliamo anche al volo dei terrari. Tutti i terrari sono terrari naturalistici, non bioattivi. Non sono bioattivi perché non mi interessa averli bioattivi. Infatti ricordatevi che questo è un allevamento, non è una parte di esposizione. Ovviamente, per quanto mi riguarda, l'estetica ha un'importanza fondamentale, perché ovviamente l'occhio vuole la sua parte, ma deve anche essere del tutto funzionale. All'interno di ogni terrario ci sono piante di potos o photos, come vi pare, e in più c'è ovviamente uno strato di fibra di cocco molto importante e dei rami in cui si possono andare a arrampicare. I rami sono tutti rami provenienti da Exoterra e sono tutti rami acquistati tramite Amazon. Tra l'altro, all'interno della descrizione trovate anche lo store Amazon di 11 giga con tutti i prodotti che io uso e consiglio. La prima cosa che facciamo quindi oggi è proprio quella di andare a togliere tutte le ante e andarle a pulire. Come vi dicevo, le puliamo con semplice acqua calda, e un'altra cosa importante è che mentre lo faccio lascio tutti i terrari ovviamente aperti. Questo mi interessa ed è davvero fondamentale perché mi aiuta ad avere comunque un riciclo d'aria più importante. Una cosa importante è che quando i nostri gechi vanno a fare i loro bisogni sulle ante, inevitabilmente lo sporco si va a formare anche all'interno della guida che permette all'anta di scorrere, e ovviamente nel momento in cui si va a depositare, a calcificare quasi direi, questo fa sì che l'anta vada a scorrere molto più difficilmente. Quindi quello che faccio è, una volta che ho passato e imbevuto con un po' d'acqua il mio pezzo di carta, vado proprio a pulirlo facendolo scorrere all'interno della guida, e questo mi permette di avere le guide pulite e le ante che possono scorrere più velocemente. Una buona quantità di tempo, specialmente perché ovviamente andare a pulire tutte le guide, pulire l'interno, pulire le pareti e pulire anche le parti scorrevoli è una cosa che porta comunque via abbastanza tempo, quindi è per questo che ho deciso di concentrarmi su questo tipo di pulizia così a fondo una volta alla settimana, anche perché con il mio lavoro e con gli orari del lavoro non mi è possibile poter dedicare tantissimo tempo da buttare via per cose minori, e di conseguenza quello che faccio a giorni alterni o nel momento in cui un geco sporca particolarmente tutto è andare a dare una pulita minima, e per gli escrementi che sono all'interno di solito posso anche pensare di prendere l'aspirapolvere, che tra l'altro è un aspirapolvere che ho scelto apposta in modo che faccia poco rumore, che non faccia troppo casino e che vada a dare fastidio a tutti, e andare ad aspirare velocemente all'interno. Ed invece per la pulizia manuale, quindi effettiva come quella che stiamo facendo adesso, gli dedico una giornata, o comunque una giornata in cui ci metto tutte le ore necessarie per poterlo fare, un giorno alla settimana. Ecco, il gecko che ci
c'è dentro qui in questo terrario, che è un maschietto riproduttore, è uno di quelli che sporca sempre di più e che mi fa davvero girare le scatole ogni volta, tanto che diventa davvero una rottura di scatole dover pulire il suo vetro. Non penso vi rendiate conto, per non parlare del resto. Non viene neanche via. La parte invece divertente è questa qua, in cui ci sono i terrari medi, o meglio intermedi come li chiamo io. Questo terrario qui al momento è vuoto ed è un terrario di test, che è appunto quello con la Guzmania che è rimasto, che dovrà essere poi rifatto. Questi altri due invece sono pieni. Ovviamente, come al solito, c'è dentro tanta vegetazione, questo permette agli animali di andarsi a nascondere, e soprattutto, dato che sto facendo questo video a mezzogiorno, è ovvio che in questo momento i gechi non siano attivi e siano invece molto più tranquilli all'interno dei loro hiding spots, che sono rappresentati da, in questo caso, la vegetazione e i rami all'interno del terrario. Andiamo a pulire anche questi. E voilà! Ce l'abbiamo fatta. Cavolo. Per chi se lo stesse chiedendo, la storia invece è diversa per quanto riguarda i baby. Essendo gechi che sono appena nati o magari sono nati da pochi mesi, hanno bisogno di una cura totalmente diversa rispetto agli adulti, che invece sono più autonomi nella maggior parte delle cose. Nel senso che io utilizzo per gli adulti queste piccole cups, che sono perfette. Innanzitutto arrivano tramite Italian Crestis, che ve le fornisce con la possibilità di avere un piccolo stand da poter appiccicare alla parete, e quindi di poterli appiccicare e lasciare a parete, in modo che i gechi possano andare a mangiare. Ma in realtà la stessa cosa, e questo ve lo assicuro, succede se lo lasciate all'interno del terreno. Non cambia niente, una volta che il geco sente l'odore e si abitua, è perfetto. Queste sono fantastiche perché le posso usare sia per il Pangea, come appunto in questi casi, sia per metterci all'interno il vivo, come possono essere grilli, terme della farina, camole del miele quando gliele do, perché avendo questo tipo di superficie molto liscia evita che gli insetti possano uscire ed andare a impestare tutto il terrario, quindi restano all'interno e i gechi sanno già dov'è. Come dicevo, invece, per quanto riguarda la parte dei baby è diverso, perché sono appena nati e fin quando non arrivano ad una buona dimensione all'interno di questi box, che hanno la reazione ed hanno anche una piccola tana per potersi andare a nascondere, sono ovviamente tutti numerati e codificati in modo che io sappia sempre quando sono nati, quali sono i genitori, e in modo che possa tenere traccia di tutto. E poi invece ho anche questo tipo di box, che è leggermente più grande e che mi serve nel momento in cui il gecko invece inizia a crescere un pochino di più. Sta all'interno di questi fino circa ai 12 grammi, per poi passare 12-15 grammi, poi davvero dipende in realtà da gecko a gecko, perché ci sono alcuni gechi che anche all'interno di queste mangiano senza nessun problema, e se messi all'interno di un transitorio mangiano senza problemi, e invece ci sono gechi che in uno spazio più grande, anche leggermente più grande, anche magari quando sono sui 10 grammi, se messi all'interno di questi sembrano essere un attimino più spaesati, nel senso che fanno più fatica a mangiare, magari si rintanano in uno stesso posto, e invece se messi all'interno di una di queste qua sono molto più tranquilli. Possiamo in realtà molto facilmente capire quello che il geco sente, tra virgolette, quello che il geco prova, com'è per il geco la situazione, analizzando, guardando, studiando, buttando un occhio a come il geco risponde agli stimoli. Gli stimoli possono essere il tipo di box in cui è, il tipo di cibo che gli viene dato, insomma qualsiasi cosa, il modo in cui
cui il nostro geco risponde a quella determinata situazione ci fa capire se il geco sta bene, se non sta bene, se va sistemato in un'altra cosa o meno. Ricordatevi ovviamente, come dico sempre, che questi sono animali, non c'è una cosa scritta che è così e che bisogna seguire, no, assolutamente, non si può fare un discorso che è sempre così perché qualcuno l'ha scritto da qualche parte, sono stupidate e cavolate. La cosa importante è ricordarsi che questi sono animali ed esattamente come per le persone cambiano in base alle situazioni, ma cambiano anche in base all'animale stesso. Ci può essere un animale come la femmina che è dentro qui, Daisy, che mangia qualsiasi cosa, potete mettergli anche il dito e mangia pure il dito, e ci sono invece animali come anche magari alcuni dei maschietti riproduttori che sono più schivi, che hanno bisogno di uno stimolo in più, che hanno bisogno magari di mezz'ora, un'ora per dire forse ok, questo grillo lo posso mangiare, e poi lo mangiano. Idem magari con il Pangea, lo mangiano ma lo fanno con il loro tempo ed è giusto così. Ultima invece delle precisazioni che ci tengo a fare è che qui non c'è nessun tappetino riscaldante, perché questa stanza, esattamente come tutte le altre stanze di casa, sono regolate in maniera autonoma, il che vuol dire che questo mi permette di tenere la temperatura che desidero io. In questo caso, dato che nel momento in cui quantomeno sto registrando questo video siamo nel periodo dell'anno in cui le temperature scendono e quindi siamo a fine novembre, la temperatura della stanza va dai 23 ai 24 gradi, questo è ottimo, anzi la notte vi posso assicurare che scende anche sui 22-23 gradi, perché questo segue l'andamento normale della stagione e permette anche ai gechi, dato che in questo momento non sono in fase riproduttiva, di calmarsi, riposarsi e ripartire invece poi da marzo con la stagione riproduttiva. Idem invece, ne abbiamo già parlato, per quanto riguarda i baby. Nella parte alta è un attimino più caldo, ma siamo comunque sia all'incirca sulle stesse temperature, 23 gradi, ed è una cosa importante, ne parlavo già in un altro video, per i baby avere una temperatura diversa, una temperatura più bassa rispetto al normale, perché appena nati, e questo ce lo conferma anche AC Reptiles, sicuramente il più grande, il migliore, il più importante allevamento quando si parla di gechi ciliatus, può succedere che con una temperatura troppo alta e magari con umidità anche lì troppo alta o troppo bassa, la muta per esempio non venga fatta nel modo corretto, i gechi non si sviluppino nel modo corretto, insomma ci sono tantissime cose che vanno tenute in considerazione, non si può semplicemente aprire una pagina internet e pensare di rifare esattamente le cose perché qualcuno lo ha scritto, è davvero una cosa senza senso e non ci sono leggi e nessuno ha la verità in tasca, bisogna provare, capire e vedere di conseguenza in base a come questi animali rispondono agli stimoli che noi gli diamo e che hanno intorno. Questa è davvero una cosa importante, non dimenticatevelo, perché sarà sempre la base di qualsiasi cosa, specialmente per chi magari un domani vorrà iniziare e avventurarsi all'interno della possibilità di tenere un allevamento e di farlo crescendo con l'allevamento, crescendo ogni anno sempre di più. Per prima cosa il consiglio che vi do è: partite con calma, fatelo non pensando ai soldi o perché dovete diventare milionari, fatelo perché è la vostra passione, fatelo con la possibilità e la voglia di creare qualcosa di nuovo, di diverso, qualcosa che vi piace e vi stimola. E secondo, non prendete niente per scontato e non date niente per certo di quello che leggete, che sentite, che vi viene detto o convinzioni che qualcuno può avere da qualche parte. La cosa migliore è l'esperienza e capire ciò che i vostri animali vi chiedono in quel momento. Anche se un animale ovviamente non parla e nel caso di un rettile non vi farà capire se è felice e contento facendovi le moine o le fusa, ve lo farà capire lo stesso nel modo in cui si atteggia, nel modo in cui risponde appunto agli stimoli che voi date o all'ambiente, perché anche l'ambiente stesso, ricordatevi che è uno stimolo per gli animali. E queste sono cose fondamentali, importantissime. Mi raccomando. Bene ragazzi, io qui da Sticky Morse vi saluterei ed ovviamente vi ringrazio per aver seguito questo video qui ad 11 giga. Vi ricordo di iscrivervi per un sacco di video dedicati. Noi ovviamente ci vediamo nei prossimi video.